Prepariamo oggi una apple pie, la classica torta di mele americana. Per la base prepareremo 250 g di farina 00 per tutte le preparazioni, 100 g di zucchero semolato e 125 g di burro, un uovo. Per il ripieno ci serviranno 4 mele, io ho scelto delle mele golden, che sono particolarmente dolci. La scorza e il succo di un limone, 50 g di zucchero e un cucchiaino di cannella. E poi ci servirà una di queste teglie. Queste sono facili da trovare in commercio, sono delle classiche teglie di alluminio usa e getta e sono tipiche di questo tipo di preparazione. Iniziamo. Cosa andiamo a lavare, sbucciare e tagliare a fettine sottili le nostre mele. Guardate all'incirca come dovete fare. Come vedete è abbastanza abbondante, quindi andiamo ad aggiungere il succo del limone con la scorza del limone e i nostri 50 grammi con il cucchiaino di cannella. Quindi mescoliamo per bene e lasciamo insaporire, nel mentre andremo ad occuparci della frolla. Andiamo a depositare la nostra farina a fontana. Formiamo la fontana al centro, aggiungiamo l'uovo, quindi tutto attorno il burro e lo zucchero. Potete anche fare tutto insieme, questa è semplicemente la procedura che io uso abitualmente per fare una cosa un po' più ordinata e mi facilita anche la lavorazione. Quindi andiamo ad aggiungere lo zucchero, così. Aiutandomi con una forchetta vado a rompere l'uovo e quindi cominciamo ad impastare. Questo impasto deve essere fatto il più velocemente possibile. Si lavora pochissimo, dopodiché si avvolge con la pellicola trasparente e si lascia riposare in frigo per circa mezz'ora. Eccolo pronto. Ora va semplicemente avvolto con la pellicola. E ora mezz'ora in frigorifero. Prendiamo i 2/3 del nostro impasto che ha riposato in frigo per mezz'ora, ricordiamo, quindi ho tolto un terzo, vedete? Quindi andiamo a stenderlo per poi depositarlo sulla nostra teglia. Iniziamo. Una volta composta la parte inferiore, andiamo a depositare le nostre mele all'interno. Ecco fatto. Quindi stendiamo la parte superiore della pasta e chiudiamolo. Intanto avremo messo già a scaldare il forno per raggiungere i 220 gradi e poi vi dirò i tempi di cottura. Una volta ricoperchiata, richiudiamo i bordi che abbiamo lasciato abbondanti sul coperchio, quindi pratichiamo delle feritoie per far sì che possa uscire il vapore. Inforniamo, come vi ho detto, forno caldo, 220 gradi, fino a doratura della frolla. Io ho utilizzato il calore dal basso e ventilato. E poi vi dirò esattamente quanto tempo ha cotto. Questo è il risultato finale dopo 35 minuti di cottura. Ho spolverato con un po' di zucchero a velo, adesso lo lascerò raffreddare e poi l'assaggerò. Il profumo è veramente, veramente molto buono. E siamo arrivati al momento dell'assaggio.
È buonissima, ragazzi. Dovete assolutamente assaggiarla. Mamma mia.